Buongiorno a tutti, eccoci qua. Allora, oggi vi preparo una ricetta carina. Allora, qui c'è del riso condito con panna e parmigiano. Riso bianco, Qui riso riso rosso rosso, con pomodoro e basilico e parmigiano. Qui spinaci, parmigiano e sempre riso e riso lesso. in verde. Qui Qui che ci abbiamo? Questo ho unto stampo. questo stampo con l'olio e pangrattato. Adesso vi Ok, farò vedere. vediamo un po' che fa. Allora, adesso io metto del riso Verde. verde. Eccolo qua. È un po'. Ecco qua. Riso verde. Ecco, dovete spalmare bene. Deve venire paro, paro, paro. Il Riso riso bianco. bianco. Ecco qua, piano piano, facciamo così che è meglio, così vedete meglio. Allora, per finire andiamo a mettere il riso rosso. Quindi abbiamo messo prima il riso verde, poi il giro di riso bianco e infine il giro di riso rosso. Quindi è tipo un ciambellone di riso. Ciambellone di riso. Sì. Ecco qua. Guardate. Guardate bene. Io già lo Parmigiano conosco, è sempre in buonissimo. abbondanza, eh? Voilà. Ultimi ritocchi. Adesso io metto del parmigiano. Guardate che bello. Dopo dovete vedere. Dopo, Bello dopo. e buono. Bello e buono. E poi metto un po' di pangrattato. Parmigiano e pangrattato Grattato, sempre. eh? Ecco qua. Adesso. Adesso, Ecco qua, guardate come deve allora, venire. ecco qua, guardate che Ecco, bella. schiacciate. Allora, primo giro riso verde, secondo giro riso bianco e ultimo giro riso rosso. Parmigiano e pangrattato sopra. Adesso, ma Adesso andiamo a fornare. adesso in forno per già cotto quanto in forno? Una ventina di minuti. 20 minuti Adesso di rimane un forno. pochettino così. Adesso Dai. rimane un pochino in posa Lo così. facciamo Ok. ristringere un pochino, poi lo Ok, inforniamo un allora quarto 10 minuti, d'ora, un quarto sì, d'ora quarto così d'ora. e poi in forno, Va ok? bene? Qua, guardate che bello. Allora, io volevo dirvi che una volta che l'avete sfornato, lasciatelo 20 minuti così. In posa così che Ok? Che si si raffredda raffredda pochino. un pochettino e poi per girarlo, ecco qua, guardate, Ops, là. almeno Eccolo, voilà, mamma mia che spettacolo. col coltello. Guardate com'è venuto, che bello tricolore, guardate che meraviglia. Questo è buonissimo, eh? Adesso io lo capovolgo, Vai. metto Voilà. questo piatto qua, così,
come la frittata, ecco qua, così la parte, eccola, la parte tutta dorata va sopra. Mi raccomando, okay, quando dovete tirare fuori col coltello intorno, che c'è il pan grattato, però un pochino si attacca, capito? E qua, voilà, guardate che meraviglia. Ecco, adesso tagliamo subito, ecco, una fetta. Guardate quanto è bello. Certo, come sottofondo la d'Urso noi ci avemo. Vabbè, tanto avete detto. Eccolo qua, guardate che guardate bello. Un po' che spettacolo. Mamma mia, che bello. Gira un po' il piattino. Guardate, vedete? Che bello. Poi se tante volte vi rimane un po' di sughetto, ce lo potete anche mettere guardate sopra. Guardate quanto è carino. Voilà, speriamo che anche questa ricettina vi sia piaciuta. Guardate quanto è bello, con questo fate un figurone. Eh sì, eccolo qua. Un saluto a tutti. Ciao.